Grazie Presidente. Faccio presente che la Commissione Cultura si è attivata, Commissione Cultura Lavoro, perché poi sono due temi che insomma ci interessano, si è attivata sin da subito per convocare tutti gli attori interessati sul tavolo della Commissione e portare avanti un tavolo anche istituendolo proprio nella Commissione stessa. E sicuramente ci siamo uniti in prima istanza alle preoccupazioni dei lavoratori e anche al rischio di perdita di una possibile offerta culturale cinematografica, specialmente in un periodo in cui, ahimè, assistiamo alla crisi delle sale cinematografiche, alle numerose chiusure di questi spazi, e quindi ci siamo voluti attivare da subito e proprio per avere un confronto anche con i lavoratori, con i sindacati, ma anche con il territorio molto sensibile a questo tema. Cioè, il passaggio che c'è stato in più è che abbiamo avuto modo di confrontarci con il proprietario del Maestoso, che non solo ci ha voluto rassicurare che c'è tutta la volontà di mantenere la funzione cinematografica culturale della struttura. Ci ha rassicurato sul fatto, almeno di sua volontà, che c'è la volontà di ristrutturare, rinnovare tutta la sede cinematografica e aumentare il numero delle sale. E oltretutto si è reso disponibile dopo il 6 per venire a presentare il progetto direttamente nella sede di commissione, in continuità, per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi. I vincoli che insistono sono quelli previsti dalla legge regionale, che prevedono anche una variazione possibile, quindi di aumento di commerciale rispetto al 30%, ma in realtà per quanto riguarda questo caso si va invece a quanto ci dice il proprietario. Noi riportiamo, perché non è che abbiamo competenza su una struttura che è di proprietà privata, e nonostante tutto vogliamo sottolineare che il Comune si è attivato per fare da mediazione tra i lavoratori, il proprietario e l'agenzia che gestisce attualmente la struttura. C'è la volontà di aumentare il numero delle sale cinematografiche proprio per consentire un migliore svolgimento della qualità dei lavori del cinema. Quindi c'è da parte del proprietario una volontà di attivare il prima possibile i lavori di ristrutturazione della sede, e questi lavori saranno effettuati durante il periodo delle vacanze estive, comunque una fase in cui di solito le attività delle sale cinematografiche non sono vive e attive, come sappiamo, e la sua intenzione è arrivare a conclusione dei lavori per il periodo invernale in modo da poter riattivare la struttura. Ha dato massima disponibilità perché ha detto che non sarà lui il gestore diretto della struttura, ma darà in affidamento ad altri possibili gestori il Cinema Maestoso, e la Commissione Cultura Lavoro, proprio in via di questo evolversi dei fatti, insomma, si è resa disponibile nel momento in cui capirà chi sono i soggetti con cui andare a interloquire, a fare un tavolo di mediazione tra i futuri gestori, che potrebbero essere gli stessi attuali, e i lavoratori, in modo tale da garantire, per quanto possibile, di competenza del Comune di Roma, la continuità lavorativa di questi gestori del cinema. Grazie. E per questo, nel senso, volevo specificare che il nostro voto sarà d'astensione, perché il passaggio successivo l'abbiamo fatto e abbiamo dato assolutamente disponibilità di venire a spiegare, ho dato disponibilità di venire a spiegare questi dettagli anche al settimo municipio, che in quel momento non aveva chiaro questi passaggi e voleva essere rassicurato nel merito. E quindi, detto questo, nel senso, i vincoli e le normative di legge ci assicureremo che vengano rispettate fino in fondo, come è di norma per la nostra amministrazione. Grazie. A lei.